Gratteri, cominciamo un attimo dal voto, no? L'andrangheta vota? E se sì, per chi vota? L'Ndrangheta vota e fa votare, non ha ideologie, non è né di destra né di sinistra né di centro, vota e punta sul cavallo vincente e se sbaglia cavallo, in corsa cambia, obiettivo, cambia traiettoria, cambia cavallo. Cioè, gli piace stare in maggioranza, Sta diciamo. in maggioranza, se perde nella fase iniziale poi cerca di recuperare. Quanti voti può spostare l''ndrangheta in Calabria? Il Ma in alcuni paesi anche del 30%. 30% dei voti possono In essere alcuni paesi. determinati. Ma quanto sarebbe importante per un politico oggi, chiunque sia in campagna elettorale, dire non voglio i voti dell''ndrangheta, l''ndrangheta mi fa schifo, mafiosi, non votate per me? Ma nessun candidato dice voglio i voti dell''Ndrangheta, nessun candidato. Ma oggi, negli ultimi 20 anni, si è ribaltato il ruolo mafia e politica. E cioè, fino a 20 anni fa, 25 anni fa, era il mafioso che offriva pacchetti di voti, che andava a trovare il politico per chiedere raccomandazioni, ma di piccolo conto, un lavoretto, per chiedere il posto di bidello della vedova del figlio, per chiedere il rinvio del servizio militare o fare il militare di terra anziché di marina, per essere più breve di 6 mesi. E oggi, negli ultimi 20 anni, vediamo nelle nostre indagini che sempre più il candidato che va a cercare a casa il politico, a dare pacchetti di voti. Questo cosa vuol dire? Cioè il candidato a cercare il A mafioso. cercare il mafioso. Perché succede questo? Perché il mafioso ha maggiore credibilità sul territorio, cioè il mafioso è presente sul territorio 365 giorni l'anno. Il politico, il candidato politico è sul territorio mediamente 3-4 mesi prima delle elezioni È molto meno credibile e affidabile rispetto al magari mafioso. il giorno dopo le elezioni cambia il numero di telefono. Il mafioso dà risposte sul territorio, risposte sbagliate, distorte, lavoro nero, sottopagato, ma dà risposte. Il politico non è in grado di dare risposte. Senta, perché, e veniamo un po' al suo libro, ci può spiegare semplicemente perché l''ndrangheta è diventata molto più potente della mafia e più ricca della mafia? Ci sono diverse concause. Prima di tutto è stata colpevolmente sottovalutata dai magistrati, dalle forze dell'ordine, dai giornalisti, dagli storici e dalla politica. L'ha sempre considerata una mafia di pastori, di sequestratori di persona e si è concentrata, in particolare all'inizio degli anni 90 con lo stragismo dei Corleonesi sulla Sicilia. La Calabria, non dava fastidio perché non aveva deciso di sposare totalmente lo scontro con lo Stato, visto che era stata più volte invitata da Cosa Nostra. Ha fatto qualche favore, qualche omicidio l'ho fatto per conto di Cosa Nostra 'Ndrangheta, ma non tutta la 'Ndrangheta si è schierata, ha aderito allo stragismo, perché nella mentalità di un 'ndranghetista c'è sempre l'idea di avere rapporti, accordi con uno delle istituzioni, perché anche sul piano processuale, anche sul piano giudiziario, tanto in appello o in Cassazione, se va a mare uno sconto ci sarà. Quindi c'è un Questa è la approccio più mentalità. pragmatico, se Sì, vuole, insomma, sì, più realista, sì. realistico di ottenere il massimo che si può dalla Ed è politica stata anziché andare allo scontro la totale. politica vincente per l''Ndrangheta, ed è stato vincente questo modello, perché sottovalutandola, essendo poco contrastata, poco disturbata, mentre Cosa Nostra era impegnata nello stragismo, 'Ndrangheta aveva mandato 40 anni fa, 50 anni fa, broker in Colombia, Bolivia e Perù a comprare cocaina al E a prezzo diventare i più padroni basso. della coca E mondiale. ancora oggi i broker dell''Ndrangheta comprano cocaina a 1000 euro al chilo nella foresta amazzonica, mentre le altre mafie la pagano a 1800 euro, già nella foresta amazzonica. Quindi c'è già un guadagno in partenza. Mi può fare un esempio di come si è modernizzata l''ndrangheta? L''Ndrangheta oggi, cioè da almeno 15 anni non vende più al dettaglio, ma subdelega, dà in subappalto ad esempio ai nigeriani. L''Ndrangheta vende solo all'ingrosso la cocaina in Europa.
la fa arrivare ad Amsterdam, a Rotterdam, ad Anversa, Quindi è un grossissimo intermediario sì, tra i colombiani o i messicani e la vendita sul territorio nazionale. sul territorio europeo, non nazionale. Europeo, è la Sì. padrona della coca europea. L'80% della cocaina che arriva in Europa è dell''ndrangheta, ma c'è un'altra mafia emergente e ancora no, non se ne parla, se ne parlerà ora dopo che lo dico E qual è? io. La mafia albanese di qui a poco sarà il nuovo problema per l'Europa, perché c'è un grosso problema in Albania di contrasto, c'è una corruzione molto elevata. E la mafia albanese non è conosciuta, non viene contrastata e già sta facendo affari anche in Sud America, come in Canada, come in Olanda, E questo con può. l''ndrangheta. Questo è il Si futuro. stanno alleando, quindi non Sì, saranno rivali. già sono. No, assolutamente. L'Europa è una grande prateria dove chiunque può andare a pascolare. Senta, è venuto fuori con l'ultima tragedia, quella di Desirée a San Lorenzo, a Roma. Nelle nostre città lo spaccio, basta mettere una microcamera o anche una telecamera, è alla luce del sole. Perché? Perché non ci sono uomini sufficienti per contrastare tutti i reati. Cioè, se io avessi più uomini, io farei più indagini. Io molte volte non inizio le indagini alla Procura di Catanzaro perché non ho uomini a sufficienza. Cioè, io nel distretto di Catanzaro ho tra i migliori investigatori d'Italia, perché il Comandante Generale dei Carabinieri, il Comandante Generale di Finanza, il Capo di Polizia mi hanno mandato tra i migliori uomini che ci sono in Italia. Perché per il progetto che io ho presentato 2 anni fa ai vertici delle forze dell'ordine. Però non ci dimentichiamo che nel 2010 sono state bloccate le assunzioni delle forze dell'ordine. Oggi abbiamo buchi di oltre 20.000 uomini, quindi stiamo pagando quel prezzo. E questo gap non si recupererà con i prossimi concorsi, perché i concorsi che stanno facendo non serviranno nemmeno a coprire quelli che andranno in pensione. Il piano del ministro dell'Interno Salvini di assumere molti più poliziotti la convince? Cioè, c'è nel progetto di questo governo qualcosa che la conforta? Ma è auspicabile, però non basteranno a coprire quelli che vanno in pensione. Quindi si scenderà Se ancora? passa la legge 100, no, no, se ne andranno ancora di più e non copriremo quelli che vanno in pensione. Quindi la riforma della quota 100 della Fornero, non Aumenteranno i verrà buchi. compensata dall'assunzione di nuova Sì, polizia, insomma. perché non è che oggi, anche avendo i soldi, oggi non possiamo fare concorsi per 10.000 carabinieri, perché non ci sarebbero le scuole per ospitare tutti questi allievi. Quindi bisogna evitare che vadano in pensione troppo presto quelli che ci sono adesso. Bisogna cercare di riempire tutte le scuole, di farli andare a regime per 2 o 3 anni, stringere i denti e vediamo Senta, cosa riusciamo a fare. liberalizzare le droghe leggere non può essere un modo per disinnescare la criminalità e cercare di tagliare le penne e le ali agli spacciatori? Assolutamente. Io sono contrario alla legalizzazione delle droghe perché è stato detto che se noi legalizziamo le droghe allontaniamo i giovani dalle mafie, ma se chi ha presentato legge di riforma, che per fortuna non è passata, cosa dice questa legge di riforma? Che la droga può essere venduta in farmacia a chi ha compiuto 18 anni e dietro presentazione di certificato medico, ma se la marijuana si consuma nelle scuole medie, mi spiegate chi ha da 10 anni a 17 anni, 11 mesi e 29 giorni dove la va a comprare? Dalla criminalità organizzata. Rimarrebbe comunque Uno, per i più due, giovani. si è detto se legalizziamo la droga. Distogliamo le forze dell'ordine, anziché farli perdere tempo a controllare le piazze, li mettiamo a fare cose più serie. Anche questo la posso smontare, perché un'organizzazione criminale che controlla una piazza si comporta come un negozio di generi alimentari. In un negozio di generi alimentari si vende pane, pasta, olio, aceto, sale. Chi controlla una piazza e vende droga, vende eroina, cocaina, hashish, ecstasy e marijuana. Se noi togliamo marijuana e hashish, che vengono comprese nelle cosiddette droghe leggere, perché dal Sì. punto di vista scientifico è sbagliato, non esistono droghe leggere e pesanti, perché il THC della Però c'è marijuana un di oggi, dibattito su questo. noi è provato scientificamente, è diverso dalla marijuana dei figli di fiori. Perché è più Quindi, potenziato. certo, diceva, quindi chi rimane, anche volendo non considerare marijuana ed hashish, resta eroina, cocaina ed ecstasy, quindi le forze dell'ordine rimangono su quel territorio.
Se vuole posso continuare su no, questo no, no, tema. no, mi è sufficiente. Senza, decreto sicurezza, secondo lei aiuterà a combattere la criminalità? Le piace il decreto No. sicurezza di questo governo? No, non serve per la criminalità, cioè queste sono piccole cose. Se noi vogliamo contrastare le mafie bisogna avere il coraggio, la volontà, la libertà di creare un sistema giudiziario nel rispetto della Costituzione proporzionato a questa realtà criminale. Cioè noi dobbiamo cambiare, dobbiamo fare tale e tante di quelle modifiche fino a quando diventi non conveniente delinquere. È un discorso di convenienza, non di morale o di etica. E quindi questo decreto sicurezza per che cosa serve? Servirà per la criminalità comune, per cose bagatellari, ma di certo non per le mafie. Senta, Le mafie sono un'altra cosa. Ma l'equazione immigrati criminalità la convince? È che tipo di giusta? Criminalità? La microcriminalità, lo spaccio? Guardi, io su questo punto ho parlato più volte anche in diverse commissioni. Il problema dell'immigrazione non si discute a valle. È lo stesso ragionamento che si fa per la prescrizione. Il problema dell'immigrazione si deve discutere, si deve risolvere andando nel Centro Africa. Gli immigrati partono da 4 paesi del Centro Africa. Io ho sempre, da 2 anni che dico, mandate i servizi segreti, mandate l'AISE nel Centro Africa e vedete quali mafie organizzano l'attraversamento del deserto, perché prima dell'attraversamento del mare c'è l'attraversamento del deserto. Quindi andate là, con un sesto della spesa di questo pessimo servizio taxi che si fa nel Mediterraneo, con un sesto della spesa, visto che $1 in Italia vale $8 nel Centro Africa. Andate lì a costruire infrastrutture, andate lì a costruire ospedali. Bisogna andare ad arginare lì. Il posto più bello per qualunque persona è il posto dove si nasce, anche se è una landa desolata. Però se lì è un inferno, perché si muore a 4 anni, a 3 anni per mancanza di una puntura che qui in Italia costa 5 euro, è ovvio che la gente rischia la vita per passare il Mediterraneo. Però se noi andiamo nel Centro Africa e gli rendiamo vivibile quei territori, la gente, una parte, gran parte di quella gente rimarrà lì. Dottor Gratteri, ha seguito lo scontro tra Salvini e il procuratore capo di Torino Spataro? Spataro si è arrabbiato perché il ministro dell'Interno ha anticipato via Twitter i risultati di un'azione contro la mafia nigeriana. Spataro ha detto che è stato troppo prematuro, che ha messo a rischio il compimento di questa operazione. C'è stato uno scontro durissimo. Salvini ha detto che Spataro è meglio che vada in pensione. Che cosa la colpisce di questa vicenda? Che cosa ha pensato? Ma non sono cose, cioè, la cosa che mi fa rabbia, sa qual è? Che si discute di queste cose per ore, si riempiono i giornali, si riempiono le trasmissioni per discutere di queste cose, di battibecchi tra due persone. I problemi sono molto più seri, abbiate il coraggio di affrontare per quale motivo non si fanno riforme al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento penitenziario, alle maglie larghe del carcere. Queste sono le cose da discutere per fermare la criminalità organizzata. Non possiamo il resto perdere, sono bagatelle, come non dice possiamo lei. Perdere giornate, ore, mi sembrano cose di poco conto rispetto alla gravità della situazione in Italia e in Europa delle mafie. Senta, dottor Gratteri, come vive lei con la scorta? Ma dall'80... Cosa non fa? Cosa non faccio? Niente, cioè io entro la mattina in ufficio alle 8, esco la sera alle 9 non lo so, e mangio in ufficio. Non va a cena fuori? No, non vado al cinema, non vado da 30 anni, al mare da 10 anni. È così? E le piace la sua vita? Ma non è questione di piacere, è questione di convinzione. Cioè, se tu sei convinto di fare una cosa che serve, sei disposto a qualsiasi cosa. Io posso stare anche 10 anni sotto una pietra, non è un problema. L'importante è l'idea, il progetto che vale la pena, che serve a qualcosa. Io potevo anche... Io già...
già da quando ho vinto il concorso in magistratura, io potevo tranquillamente andarmi nelle Marche, in Abruzzo, nella Milano da bere. E niente, invece lei ha voluto rimanere lì, sulla prima linea ma io da proprio. bambino ho pensato, io da quando andavo a scuola con l'autostop, andavo alla scuola media, vedevo davanti alla scuola i figli dei capimafia che si comportavano da mafiosetti, vedevo i cadaveri a terra, ho detto da grande devo fare qualcosa perché questo non accada più, perché per arginare questo, io non sapevo all'epoca, non sapevo nemmeno che esisteva la magistratura, pensavo di poter fare, immaginavo il carabiniere, il poliziotto, questo è quello che vedevamo noi per strada, e perché l'educazione della mia famiglia non mi faceva condividere quella violenza, no? Perché la cosa fondamentale di ognuno di noi, il destino di ognuno di noi è il posto dove si nasce. È la famiglia. Chi nasce in una famiglia di persone oneste, il 99% d'adulto sarà onesto. Chi nasce in una famiglia di bestemmiatori, d'adulto sarà bestemmiatore. Chi nasce in una famiglia di fumatori, d'adulto al 99% sarà fumatore. È molto importante la famiglia. Senta, dottor Gattelli, l'ultima domanda che voglio fare è questa. Lei è tutta la vita che fa il magistrato e ci ha raccontato sì, la vita che sta dall'86. Facendo. C'è stato un momento in cui lei stava per diventare ministro di Grazia e Giustizia. Era stato indicato da Matteo Renzi, sì, no? Il governo Renzi 2014, sì, poi lì, se non sbaglio, fu il presidente Napolitano che si oppose al fatto che un magistrato facesse il ministro di giustizia. È un rimpianto che ha lei oppure no? No, assolutamente, è un sospiro di sollievo. Un sospiro di sollievo, meglio con la scorta a Catanzaro. Perché ancora in Italia... Io non ho visto, io sono in magistratura dell'86, io ancora non ho visto un governo che ha messo la lotta alle mafie come una delle priorità. Neppure questo? Nessuno. Nessuno. Noi parliamo in base a quello che vediamo, no? In base sì, alla storia, sì, alla storia del passato e al presente. Cioè io sono abituato a dire quello che penso e dico sempre la verità, se non posso dire la verità sto zitto.